Ecco, partiamo dal punto della situazione. Qual è? La situazione è quella di un ospedale che sta rapidamente liberando posti per accogliere i malati ancora di più nelle prossime settimane. L'area toscana sud-est non è quella più critica in Toscana, ma ci dobbiamo preparare ad accogliere i cittadini di questo territorio o cittadini toscani che avessero bisogno di cure. L'ospedale San Donato ha tutte le potenzialità per poterli accogliere e quindi ci stiamo preparando per questo. L'ospedale San Donato diventerà infatti un ospedale Covid? Sì, l'ospedale San Donato diventerà un ospedale Covid. È chiaro che questo passaggio avviene attraverso diversi step in funzione del bisogno espresso da questo territorio. Siamo in grado di dire che ove ce ne fosse bisogno l'ospedale San Donato potrebbe diventare tutto destinato all'accoglienza dei malati con affetti da corona. Per accogliere dunque i contagiati ma anche per tutelare gli altri pazienti, perché ovviamente restano altre patologie. Sì, difatti l'esperienza tanto quella lombarda quanto quella emiliana ci insegnano che separare i percorsi dei pazienti è fondamentale, evitare le contaminazioni è fondamentale. Quindi se da una parte vanno tutelate le persone, prese in carico le persone che hanno avuto, che hanno questa infezione, dall'altro bisogna garantire che pazienti che hanno bisogno di cure continuino a essere curati, a poter fare le loro attività. Tendervi la mano adesso il privato. Sì, sicuramente sì, utilizzeremo anche le piattaforme del privato che fanno parte attiva del sistema sanitario regionale e del sistema sanitario di questa zona di Toscana. Intanto l'Aretino ieri ha superato quota 100 e si conta purtroppo anche la prima vittima. Sì, non era pensabile che purtroppo questa infezione non mietesse vittime. Faccio notare che si tratta di un paziente anziano, pluripatologico, è una vita e come tale andava tutelata, andava curata e così i nostri professionisti, medici, infermieri e personale d'assistenza ha fatto. L'evento purtroppo spiace, però altri pazienti dovranno essere presi in carico e quindi noi ci prepariamo per questo.